Enrico vi consiglia film brutti che in realtà non lo sono. Eccoci per un'altra top di film di serie Z, trash e plagi, unita però al tipo di top. Perché non parlare per una volta di qualcosa che effettivamente è bello e divertente da vedere? Benvenuti raga su Watchmen Italia. Quindi oggi una top 10 di film low budget o anche no budget, plagi anche super spudorati di film molto più famosi usciti un paio di anni prima, una manciata, che però sono effettivamente dei bei film e andrebbero visti. Perciò, bando alle ciance, ciancia alle bande, al numero 10 con Pirate. Iniziamo con un po' di sano sfruttamento dell'immagine a scopo parodistico, ovviamente, come disse il regista Joe Dante, dello squalo. Spielberg stesso, prima di litigare con Dante per l'incidente sul set di Ai confini della realtà, disse che Piranha era il miglior plagio dello squalo che avesse mai visto, perché ce n'erano tanti, tra l'altro. Ed è effettivamente così, ma nel pieno spirito di Dante, appunto, si prende a differenza dello squalo il meno seriamente possibile, riuscendo nell'intento di spaventare col grottesco, rendendo pericolosi pesciolini di... quanto sono lunghi, Piranha? 10 centimetri, per quanto incazzati, io capisco che comunque sono pesciolini, che non si vedono mai, tra l'altro, perché non avevano budget per gli effetti speciali, in pratica, e per questo plagiano anche lo spirito del Veno non vedo dello squalo. È un film sinceramente imperdibile, i seguiti un po' meno. La numero 9, c'era, ma il copyright la pensava diversamente. La numero 9 è morta, viva la numero 9! Alla numero 8, Terrore senza volto. Qui invece andiamo con uno slasher wannabe che riesce nell'intento di wannare questo B. Non so cosa io abbia appena detto, ma sì, siamo in un periodo di slasher manie. Sebbene poi nella pellicola finale i toni di plagio nei confronti di un killer misterioso che voleva emulare Michael di Halloween ovviamente furono moderati per evitare denunce, comunque il coltellozzo inconfondibile e lento incedere non lasciano sospetti. Diretto da Scott Spiegel, non so come mi è uscito sto Spiegel, che era amicone di Sam Raimi e Bruce Campbell, a casa, no? Ovviamente, che fece pubblicizzare Terrore senza volto scrivendo ovunque che Raimi e Campbell erano i protagonisti del suo film, quando in realtà non era assolutamente vero, erano solo comparse da 2 secondi, una copertina del VHS che riusciva a spoilerare il killer, insomma di tutto per renderlo pessimo, ma non lo è. Il setting in questo negozio chiuso di notte con loro che devono fare l'inventario mette veramente ansia. Tra l'altro il posto era affittato ma vuoto perché non avevano i soldi per riempirlo e usarono semplicemente i prodotti scaduti andati a male di una vita. Alla numero 7, Strike Command, la cui visione fa aumentare il testosterone in corpo del 200%, diretto da proprio loro. La coppia che scoppia, Bruno Mattei e Claudio Fragasso, ormai leggende delle top di cinema di serie Z di questo canale, sono un po' i patroni di WatchMojo, vuole essere un misto di Rambo e Platoon. Direte, R, ci riesce? Ovviamente no, ma lo stesso si fa ricordare. Si fa ricordare soprattutto per dei guizzi di regia, che non t'aspetti dal tuo film sui Marines che corrono in slow-mo urlando e sparando coi bicipiti oliati. Ma questi primi piani folli, grandangolari, alcuni alla Peter Jackson quasi, delle idee di montaggio in jump cut veloce davvero fantastiche, tipo sulla testata, se ci fate caso, cosa folle, delirante, ma bello. Alla numero 6, Alien Contamination, conosciuto anche come Contamination e basta, o Alien arriva sulla Terra, o Contamination trattino Alien arriva sulla Terra, insomma conosciuto con ogni combinazione possibile di parole nei suoi 19 titoli, diretto da Luigi Cozzi, a cui piacevano molto sia Alien che l'invasione degli ultracorpi, si fece il suo Alien l'invasione degli ultraporci, che se non è un altro dei titoli di questo film lo propongo, una minaccia che non è una minaccia, perché le uova e basta di un alieno che non hai perché non hai budget per farlo non si muovono, quindi basta dare loro fuoco e fine, ma in qualche maniera riescono a terrorizzare, complice forse una fantastica colonna sonora progressive rock funk azzeccatissima, per quanto non c'entri una mazza, il ciclope alien e il gioco di sguardi su quelle note sono veramente... Alla numero 5, Il gigante dell'Himalaya. Dice, se sei uno dei film preferiti di niente meno che Tarantino, qualcosa di buono deve averla pur fatta, no? Forse no, visto che, come ben nota a tutti, Tarantino ha dei gusti di serie... Che lettera c'è sotto la Z? Atroci. Ma non in questo caso. Cioè, è comunque serie Z, per carità, ma... Anzi, la sua passione per Il gigante dell'Himalaya lo portò così, a caso, a ripubblicarlo di persona con la sua casa di distribuzione Rolling Thunder 22 anni dopo la sua uscita in DVD. Tanto era il suo amore per questa pellicola di Hong Kong del regista Hong Meng-hua, che è... Beh, è King Kong, solo che al posto che portarla a New York lo porta a Hong Kong. Vuole essere solo un tributo, piuttosto sciocco anche, ma soprattutto effettisticamente ha il suo perché, veramente figo. Anything to kill Peking Man. Anything to kill this Peking Man. Kill the Peking Man by any means you can.
Kill the Peking Man by any means, that's a... Alla numero 4, Space Hunter Adventures in the Forbidden Zone, diretto da tale Lamont Johnson, che si era appena finito di vedere Star Wars, la trilogia originale, dicendo: bello, ma lo faccio anche io, solo che non bello ma brutto, però sarà in 3D. Gli anni 80, soprattutto i primissimi, videro un boom del primo uso e abuso sperimentale del 3D al cinema, e bisogna dare a onor del vero un po' di merito a Space Hunter, che su quel fronte fece abbastanza bene. Ovviamente il resto del film è complice anche una colonna sonora orchestrale che sembra voler fare il John Williams della situazione della domenica, sa di plagissimo. Tuttavia, il fatto che leghi la space opera epica eroica alla Star Wars a un cyber techno distopico alla Mad Max c'entra così poco che fa il giro e diventa quasi sensato. Il cattivone è un gran figo. A life force you're going to share with me. But you said if I made it through, I'm free. I lie. Alla numero 3, Abby, diretto e prodotto da William Girdler, ma lo stesso non si sa bene chi possieda i diritti di questo film per qualche ragione, denunciato anche dalla Warner per essere un plagio dell'Esorcista. Alcune copie finirono bruciate. Insomma, trovare e vedere una copia di Abby è un'impresa che richiede un patto col sex demon africano che appunto possiede Abby nel film, perché sennò è impossibile. Protagonista di quella che è una pellicola nota anche come L'Esorcista Nero, questo perché appartiene al genere blaxploitation, film diretti e interpretati controculturalmente, soprattutto solo da afroamericani, ricchi di stereotipi su se stessi in maniera bonaria, anche cattivissima, però che all'epoca ebbero un successone cult, benché criticati dagli attivisti per i diritti perché appunto troppo stereotipizzanti, dicevano. Detto ciò, Abby, con un budget di credo $2, dà il massimo, soprattutto sul fronte della recitazione, ci credono tutti tantissimo, e è un buon film, bel ritmo. Alla numero 2, L'Orca Assassina. Ovviamente si ritorna col filone come con Piranha del vediamo chi imita meglio lo squalo, anche conosciuto con il titolo di Orca in inglese e basta. Noi abbiamo voluto aggiungere Assassina, tanto per far capire al pubblico in sala che non era un documentario. Evidentemente anche qui tra scene rimando identiche, con lei che sbuca fuori solo con la testa, marinai che le scivolano in bocca urlando. In effetti sembra proprio lo stesso film in certi tratti. Tuttavia, aiutato anche da una colonna sonora di un insospettabile Ennio Morricone, ha un bellissimo ritmo anche questo film, inquietante. Alcune scene di un morboso cattivo, tipo quella dell'orca che se la lega al dito, o se la lega alla pinna, se volete, quando vede il feto della sua orchetta uscirle dallo stomaco dopo essere stata pescata e morire su una barca, è terribile. Infatti fare per l'orca, veramente, a differenza dello squalo che è soltanto una bestia sott'acqua così deumanizzata per quanto sia uno squalo non umano, insomma, ci siamo capiti. Quindi anche questo twist, L'Orca Assassina. Ma prima di andare con la numero 1, mi raccomando, attiva la campanellina e gli avvisi per rimanere sempre aggiornato su tutti quanti i prossimi video. Fallo, perché te lo dico io ora. E alla numero 1, Zombie 2, infine diretto da Lucio Fulci. Ne avevo già parlato in una top del passato, vale la pena di riconsigliarvelo. Non ci sarebbe mai stato ovviamente questo film senza i lavori di Romero, con appunto Zombie, che non è prequel di Zombie 2 ovviamente. Consiglio soprattutto per la bellissima scena finale di marcia su New York dell'orda zombie illegale, perché non avevano il permesso di girare e l'aiuto regista nemmeno lo sapeva. Girarono all'alba con Fulci che disse: sì, su, fammi la svelta sul ponte di Brooklyn, sperando non ci fosse nessuno. E fecero con quella bella luce un buon alla prima, perché dovevano andare via. Fulci poi, che non si è mai limitato, col Gordi venne famigerato per la scena dell'occhio spappolato sul pezzo di legno, costumi purulenti fichissimi, un cult, se di cult in un plagio si può parlare, leggendario.